Siamo qui con Vasco Errani. Ecco Presidente, ascolti, in questo momento di crisi sociale e economica diventa sempre più importante parlare di fusioni di comuni. Lei cosa ne pensa del progetto presentato al Partito Democratico per la Vassa Moggia? Penso che sia un progetto assolutamente interessante, d'altra parte la Regione sta lavorando e investendo su prima di tutto le unioni dei comuni e già in diverse aree di questa regione sono in atto le prime esperienze di fusione. Credo che sia una strada nel rapporto diretto e con la grande partecipazione dei cittadini, sia una strada per correre. Paola Marani, che è consigliere regionale. La fusione riguarda sia gli aspetti politici che quelli amministrativi. In questo momento di profonda crisi di entrambi gli ambiti, come ne vedi l'attuazione? La fusione corrisponde a due obiettivi. Uno, quello di rinnovare la politica istituzionale. Secondo, garantire in tempi così difficili la sostenibilità e il mantenimento della qualità dei servizi, coniugando appunto efficienza e qualità in un lavoro insieme, che metta insieme le risorse dei diversi territori e che soprattutto dia a tutti i cittadini le stesse opportunità, indipendentemente da quelle che sono le risorse o le caratteristiche del comune di appartenenza di ciascuno. Gianni Gamberini, segreteria della Valle Samoggia. La fusione riguarda gli aspetti politici e anche amministrativi allo stesso tempo. E in questo momento di crisi, di questi due ambiti, come ne vede l'attuazione? Allora, io ho una mia personale idea, avendo fatto 10 anni il sindaco e essere stato 10 anni nell'unione dei comuni, la mia opinione è che questa unione è comunque necessaria. Vedi, in Italia ci sono già ormai da 20 anni che si parla di questa necessità. Oggi abbiamo in Italia sono più di 8.000 comuni, fra cui comuni di 500 abitanti. Il tema vero oggi, questa è una grande rivoluzione, va vista da questo punto di vista, come forte cambiamento innovativo istituzionale. Questo deve essere l'obiettivo numero uno. Poi certo c'è la crisi, poi certo ci sono tanti altri problemi, non v'è dubbio. Ma se noi questo fosse solo per necessità rispetto alla crisi sarebbe sbagliato. Questa è una grande opportunità politica e istituzionale che non va persa l'occasione per farla. Grazie. Raffaele Donini, segretario del PD bolognese. Che valore ha in questo momento di profonda crisi, sia a livello politico che istituzionale, la fusione dei 5 comuni della Val Samoggia? Beh, ha un valore veramente prezioso, perché oggi ci troviamo di fronte a un bivio che riguarda tutte le amministrazioni locali, alle prese con sempre meno risorse finanziarie, con i tagli del governo, con la necessità di rispondere a sempre maggiori domande di servizi. E oggi quasi tutti i comuni, gli enti locali, non hanno un'adeguatezza strutturale della loro amministrazione capace di rispondere alle nuove esigenze delle loro comunità cittadine. Ecco perché è importante che si incoraggi, si favorisca la semplificazione amministrativa, e quindi noi proponiamo per esempio la città metropolitana, il superamento dell'ente provincia, l'unione dei comuni per la gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali, ma anche dove i comuni sono più omogenei, procedimenti di fusione, di accorpamento, in modo da garantire sempre maggiori servizi ai cittadini, favorire un'amministrazione più efficiente, efficace e mettere in sinergia tutte le politiche di pianificazione del territorio e di sviluppo e della coesione sociale. Oggi siamo appunto davanti a questo bivio ed è importante che proprio dalla Valle del Samoggia si concentrino le istanze di maggiore efficacia in termini di rinnovamento e di riforma istituzionale. Dal punto di vista politico, il Partito Democratico intende incoraggiare questi amministratori, offrire loro tutto il sostegno politico necessario, perché è una riforma epocale che ovviamente passerà alla storia. Di questo ne siamo certi e pensiamo che nei prossimi anni questo progetto possa nascere, perché in quel territorio da anni si coltiva
un modo di stare insieme, sono unificati i servizi comunali, si è istituita la prima unione dei comuni a livello regionale, forse la più importante per dimensioni di gestione associate, e gran parte, diciamo, delle dinamiche socio-economiche della vallata sono abbastanza unificanti, quindi lì può nascere davvero il futuro. Grazie mille. Siamo qui con Walter Vitali. In questo momento di crisi economica e sociale si sente ancora più importante il tema della fusione dei comuni. Il Partito Democratico ha presentato un progetto per la Val Samoggia, volevo capire, lei cosa ne pensa? Io sono completamente d'accordo, perché la Val Samoggia è stata la prima unione di comuni che si è fatta in provincia di Bologna, unione comunità montana. E adesso giustamente vuole essere la prima a diventare unione con l'esercizio obbligatorio delle funzioni. Io credo che questo sarà il futuro nelle amministrazioni locali. Noi come Partito Democratico abbiamo presentato una proposta a livello nazionale proprio per creare unioni obbligatorie di comuni, da ove ovviamente ci sono delle dimensioni di popolazione come in Val Samoggia che lo permettono, in modo tale da poter rendere più efficiente, quindi dare servizi con meno costi, la funzionalità delle amministrazioni. Quindi mi auguro che il progetto della Val Samoggia del Partito Democratico vada in porto e abbia successo. La fusione riguarda sia gli aspetti politici che quelli amministrativi. In questo momento di crisi di questi due ambiti, come ne vede l'attuazione? Allora, io credo che la fusione sia la logica conseguenza dell'unione. Cioè, noi siamo partiti con l'unione creando tutta una serie di servizi che riguardano appunto i comuni associati. Adesso si tratta di fare un passo ulteriore, cioè passare da una unione dei comuni ad un comune unico. E in termini politici, e l'ho già spiegato anche questo fattore, in termini economici credo che questa fusione sia una grossa possibilità per elementi anche di sussidiarietà fra i comuni, di modo tale che si possano creare servizi a livello diffuso territoriale di uguale qualità. Quindi brevemente, due motivi per cui fare la fusione, cioè chi e come deve farla? Beh, non so se ho capito bene la domanda, per la fusione la devono fare i comuni. E i comuni assieme ovviamente ai tecnici dei comuni si dovrà riorganizzarsi, creerà un comune unico che avrà un suo sindaco, un suo consiglio comunale, e poi ci saranno ovviamente le sedi decentrate come Bologna ci sono i quartieri, anche nel nostro territorio ci saranno le sedi decentrate di proposta, di decisione, di gestione, anche io la vedo in questi termini. Benissimo, ringraziamo il sindaco di Crespellano, Alfredo Parini. Fabio Federici, assessore al bilancio del comune di Crespellano. Due motivi per fare la fusione, chi e come deve farla? Beh, intanto fusione dei comuni, quindi partiamo dai comuni, 5 comuni che compongono la Val Samoggia, che hanno più affinità geografiche, territoriali e anche di consuetudine storica nelle relazioni fra le comunità. Monte San Pietro, il sesto comune, è un po' più defilato geograficamente e probabilmente ha più difficoltà nel riconoscersi in una fusione di questo genere. Quindi diciamo i 5 comuni. Come farla? Sicuramente cercando di condividere poco alla volta, quindi in una proiezione realistica della fusione, senza accelerazioni brusche, senza imposizioni, attraverso la valorizzazione delle politiche, dei servizi che già insieme facciamo come Unione dei Comuni. Già quest'anno abbiamo delegato totalmente alcune funzioni che spariscono dai comuni, verranno gestite solamente a livello di Unione. Questo sta comportando delle economie di scala, comporta sulla carta anche una maggiore efficacia nella gestione. Questa è la strada, sperimentare e mettere a regime e costruire poi quella che è non soltanto l'unione delle procedure amministrative di governo, ma anche la fusione politica.
E visto che la fusione appunto riguarda sia gli aspetti politici che amministrativi, in questo momento di crisi, in questi due ambiti, come vede l'attuazione? Beh, diciamo che la parola crisi è uno dei fattori fondamentali che ci spinge anche, ed è la motivazione più forte nel percorrere la strada della fusione. Crisi economica vuol dire per la finanza locale avere una forte contrazione di risorse e una difficoltà sempre maggiore nel garantire ai cittadini i servizi che sono la caratteristica del nostro territorio e della nostra storia. Quindi sicuramente fusione amministrativa in tempo di crisi ha una risposta concreta a chi chiede ai comuni e alle comunità di mantenere un livello di servizi di welfare elevato. Fusione politica, dal punto di vista politico, sicuramente comporta una revisione importante, perché da tanti consigli comunali ce ne sarà uno solo, da tante giunte ce ne sarà una sola, da tanti sindaci ce ne sarà uno solo, quindi sicuramente è una semplificazione non facile da attuare, ma sicuramente è una sfida anche affascinante ed è, penso, la principale novità che offre a noi il panorama della vita politica amministrativa delle comunità locali. Grazie. Graziano Prantoni, assessore provinciale alle attività produttive e turismo. Perché in questo periodo di crisi economica, politica e istituzionale diventa sempre più importante di parlare di fusione dei comuni? Il nostro territorio e il nostro paese sta vivendo ancora una situazione di crisi e di difficoltà. In questi anni sono stati messi in campo percorsi innovativi dal punto di vista anche istituzionale che ci aiutassero a meglio dare i servizi ai cittadini. La crisi comunque continua a insistere, per cui credo che sia un fatto importante, coraggioso e innovativo che i comuni di questa provincia abbiano avviato un percorso per andare verso a un sistema di fusione, non sacrificando l'identità dei territori, delle popolazioni, delle comunità, che è un valore da salvaguardare, però avviare rapidamente percorsi di fusione diventa oggi indispensabile per continuare a svolgere il ruolo che i comuni hanno e per continuare a dare servizi di qualità ai nostri cittadini e alle nostre imprese. Grazie mille. Abbiamo con noi Morandini Ivonne, che è la presidente del Centro Sociale Baiesi di Castelletto di Serravalle. Volevamo chiederle quali opportunità pensa che possano scaturire da questo progetto di fusione dei comuni della Val Samoggia. Sicuramente speriamo come cittadini, sicuramente meno costi, che forse importa molto a molti. Poi anche più efficienza, magari per delle persone che abitano, faccio un esempio, la Ziribega, che è comunque comune di Monteveglio, si troverebbero, secondo me, anche perché ho parecchi amici, la comunità di venire a Castello per fare le stesse cose che possono fare a Monteveglio, meno tempo e anche più comodità per tutti, se posso fare lo stesso servizio in un comune invece che in un altro, secondo me potrebbe essere un'idea anche questa. Bene, grazie. Prego.